Oggi ho coordinato l'ultimo evento della settimana della domotica qui all'Agenzia per l'Energia a Modena ed è stato il momento per fare il punto con l'Enea dell'iniziativa Italia in classe A. Italia in classe A è un'iniziativa che tende a creare le condizioni per l'efficienza energetica nel nostro paese, rivolta a famiglie, rivolta alle imprese, rivolta ai professionisti, rivolta agli operatori del settore, per fare in modo che l'efficienza energetica nel nostro paese diventi una condizione attraente, cioè si creino le condizioni per realizzare realmente efficienza energetica. Gli argomenti che abbiamo trattato, tecnologie per le diagnosi energetiche, tecnologie per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico all'interno degli edifici, abbiamo parlato delle diagnosi energetiche delle imprese che sono state soggette agli obblighi di legge. Enea ha raccolto 14.000 diagnosi energetiche e le sta analizzando ed elaborando, e le aziende entro 4 anni devono realizzare almeno uno degli interventi indicati nelle diagnosi energetiche. E poi una notizia buona ci è venuta dalla Regione, che ci ha raccontato come sono stati avviati negli ultimi mesi i controlli sulle certificazioni energetiche, gli attestati di prestazione energetica. I controlli stanno funzionando, sono state individuate alcune poche irregolarità, e questo, ci raccontava la Regione, consentirà di scremare molte certificazioni energetiche che la Regione ha definito certificazioni energetiche seriali, ovvero certificazioni energetiche non adeguate alle norme e alle disposizioni. Abbiamo poi parlato anche di fotovoltaico. Il fotovoltaico non è finito quando è finito il sistema incentivante. Il fotovoltaico sta ancora funzionando in maniera costante con piccoli impianti legati all'autoconsumo. Poi nota che porta un segnale di complessità: nuovo codice degli appalti per gli enti pubblici e per le imprese che rispondono ai bandi di gara degli enti pubblici. Questo è a tutt'oggi un problema che via via verrà risolto, però in questo momento sta creando sicuramente degli aspetti critici. Il GSE invece alla fine ci sta raccontando quali sono i sistemi incentivanti che tuttora oggi funzionano, in particolare il conto termico, quasi 1 miliardo di euro all'anno per pubbliche amministrazioni e imprese per incentivare interventi di efficienza energetica. Questi incentivi sono a tutt'oggi sottoutilizzati e quindi è importante parlarne in ogni situazione. Italia in classe A è il titolo che è stato dato all'iniziativa nazionale sostenuta da Enea, che deve poi tradursi a livello locale in molti momenti di confronto e interventi sul territorio per sostenere l'efficienza energetica nel nostro paese, nella nostra regione, nelle nostre città.